Salve a tutti ragazzi e bentornati a questo nuovo appuntamento con WWE Super Console. Siamo in una fase molto calda di questo gioco, siamo all'interno di una Road to WrestleMania piena di eventi che devono ancora arrivare, tanti eventi, però signori già ci siamo e siamo, diciamo, pronti per affrontare tutto quello che dovrà arrivare, tutto quello che dovrà avvenire in gioco, signori. Allora, per quanto riguarda il Battle Pass, mi sono un po' fermato, mi sono un po' rammollito, però sto per completare il giorno 13, quindi sono già avanti comunque di un giorno quasi ancora, quindi oggi sto registrando, è domenica ovviamente, quindi 12, domani lunedì 13 ci sarà appunto ricompensa dei 4.900 super gettoni più pacchetto, no, non super gettoni, è un pacchetto fiero. Ok, pacchettino dove ci potrebbe essere di tutto. Da SummerSlam in su, da SummerSlam 21 in su, va bene, speriamo una bellissima carta, va benissimo anche Ronda Rousey, speriamo Rumble 23 ovviamente, e poi pacchetto Battle Pass con Bianca Belair come altro cosmetico, abbiamo ottenuto nello scorso Sami Zayn, ma sono comunque ricompense, sinceramente ci faccio ben poco, però beh, preferivo crediti sinceramente, o super gettoni, ma vabbè, e su giù fino in fondo, signori, ogni giorno nuova ricompensa, easy. Per quanto invece riguarda il resto, signori, è arrivato di nuovo in gioco il 24-7. Io sono arrivato a questo punto alla streak numero 9. Dopo penso almeno 3 scalate che ho perso e ritentato, ora voglio arrivare alla decima e continuare decima, cioè 11, 12, 13, comunque sempre con la massima ricompensa per poter ricevere, non so, perché comunque le ricompense sono veramente fiere, veramente fiere perché ci sono sia carte speciali che non, ma che comunque partono da un buon livello, quindi abbiamo anche 40 super gettoni e tutto quanto, ok. Possibile anche scelta esclusiva, un sacco di cose, un sacco di cose. E a proposito di ciò, signori, se avete visto anche sulla pagina di Instagram, io ho ottenuto una bellissima e terza Charlotte, perché l'abbiamo fatta una in live insieme pro. Una vinta dal puzzle, tra l'altro, anzi devo fare anche il puzzle di Stone Cold se non vado errato, preso non dal puzzle, dall'evento comunque sempre in draft board, con 9 carte, presa Charlotte, la seconda presa dal Rewarmania, terza presa di nuovo dal Rewarmania. E io non voglio farla, cioè non voglio fare il rinforzo ancora, perché potremmo trovare una quarta Charlotte appunto nel 24-7. Finché c'è il 24-7 questo mese, sia questo che anche quello arriverà fra 2 settimane, io non farò Charlotte rinforzo, ma aspetterò la pro, se riesco a prenderla ovviamente, che non è detto, non è detto. Però dai, stiamo sculando abbastanza, siamo ormai arrivati al punto già che siamo al nuovo livello ovviamente. Questo è il deck al momento. E cambierà perché ciao Shawn Michael, tu uscirai perché ben presto una nuova Royal Rumble 23 andrà al tuo posto. Abbiamo pullato ovviamente la camera di fusione, eccola qua signori, Royal Rumble 23, abbiamo Rikishi signori da farci pro e sarà la nostra, onestamente sarà il primo wrestler pro, cioè nel senso sì, è il primo wrestler pro non speciale che faremo pro. Di livello Royal Rumble 3, perché abbiamo ovviamente lui Arrimigol, va bene, lui che non è pro ma è fuori, okay. E poi giù, quindi signori sarà il nostro primo wrestler normale, di categoria normale, anzi neanche normale perché è fusione, quindi non ne abbiamo ancora uno normale, fantastico. Vabbè, a parte questo signori, anzi vogliamo metterlo nel performance center, direi proprio di sì, direi proprio di sì, abbiamo un sacco di crediti, io ce li butto entrambi, why not? Entrambi poi tanto le allenerò tranquillamente anche nella Royal Rumble. Poi tra l'altro questa settimana credo che giocherò un po' meno perché sono in vacanza, vado 5 giorni a Venezia e in Slovenia, quindi penso che dovrò un attimo ritirarmi anche dal gioco, quindi probabilmente uscirò anche dal Team Battleground, che dovrà ancora finire tra l'altro, però penso di uscire almeno questa settimana per darvi modo di, comunque di giocare meglio anche a voi, perché altrimenti sarei un peso onestamente, quindi non giocherei. E quindi, cioè, questa settimana che ci sarà anche un evento, non lo so onestamente, perché non lo dice. Devo vedere probabilmente nel sito ufficiale cosa ci sarà qui, perché c'è l'evento ovviamente di Steve Austin, ma potrebbe essere un codebreaker, perché manca da un po' il codebreaker, quindi potrebbe essere quello. E ci rivedremo direttamente la prossima settimana con la Ring Domination e Road to Glory in Flash. Quello sì, quello giochiamo, quello signori fino in fondo. Per quanto invece riguarda tutto quanto il resto, signori, quest'oggi dobbiamo arrivare almeno a prenderci la decima ricompensa streak del 24-7.
Un pochettino gratuito. Comunque, a parte tutto, tramite anche Battle Pass e tutto quanto il resto, siamo tornati ad un buon numero di super gettoni. Siamo già oltre 10.000. Io adesso, no, ovviamente, come ho detto tante volte, non punterò mai ad una di queste due, anche se finirò il Battle Pass e prenderò Bobby Lashley. È inutile prendere la seconda copia, ragazzoli. Aspettate il prossimo mese, aspettate 25 giorni, tanto quando finirà questo Battle Pass saremo a fine mese e scadrà appunto anche il tempo per Bobby Lashley, quindi che senso ha prendersi due Bobby Lashley quando avremo magari probabilmente anche super gettoni necessari per prendersi le due ricompense prossime? Io aspetterei a prescindere. O avete un sacco di super gettoni e sapete filarli, allora magari doppi Bobby Lashley potete prenderli, altrimenti secondo me non ha assolutamente senso. E poi aspettiamo anche altre ricompense, quindi magari potremmo fare una cosa. Mi sa che tipo già uso ce l'avrei anche probabilmente, adesso non me lo ricordo, quindi potrei anche farlo, però ma non voglio, sono troppi super gettoni che preferisco aspettare a questo punto, perché nuovo livello è a breve e quindi io direi di aspettare. Una cosa che potrei fare, signori, è questa qua, qualcosa di speciale, costa 150 crediti, costa relativamente poco questo pacchetto, potremmo sculare anche qua Charlotte, ci potrebbe essere anche Cody Rhodes e anche Stone Cold. Io guarda, un pacchettino ce lo provo pure, ma uno perché guarda, cioè, le ricompense partono da vortice, io vi dico altro, partono da vortice, cioè, sapete già l'epilogo di questo pacchetto, no? Quindi dai, lo pulliamo dopo quando facciamo la fase di pullaggio. Andiamo a prenderci anche un pacchetto da 25, direi proprio di sì, ma sì dai. Potremmo fare anche quello da 50, ma tanto siccome non andremo in live questa settimana per lo stesso discorso che ho detto prima, quindi preferisco andare a pullare subito un pacchettino. Guarda, probabilmente da 10, cosa che vinciamo da 10? Niente, no, da 10 si arriva a massimo ottano, non ha assolutamente senso, quindi no, pacchetto da 25. Vabbè, intanto sapete cosa, me ne vado un po' in wild per provare a raggiungere il decimo streak, ovvero spero che un avversario venga a sfidarmi, quindi quello voglio fare proprio questo, cercare di andare avanti almeno qui in wild per provare a trovare uno sfidante 24-7, così almeno andiamo ovviamente alla decima streak e giù fino alla fine senza perdere, cioè non voglio perdere. Eccolo signori, il decimo sfidante 24-7. Ovviamente dobbiamo vincere, altrimenti tutto quanto a puttane di nuovo, tutto quanto da fresco da capo, eh. Andiamo, runs wild, e certo, allora vediamo un po', dai. Con calma, eh. Se vediamo e perdiamo si riparte, altrimenti ci deve farci tutto. The 24-7 title is mine. Per un altro poetto ancora mio. Spero di, ovviamente, di vincere tutto quanto anche le prossime ricompense, di non scordarmi di giocare, in questo modo perlomeno, voi dite. Dai, vediamo un po' la ricompensa massima di questo pacchetto, attenzione, oh, let's go! Royal Rumble ce l'abbiamo, non sarà quella speciale credo, perché sennò dovrebbe venire tipo con l'aura magica, tipo. Bull Goldberg! Madonna, che carta! singolo, però Bill Goldberg, signori, Royal Rumble 23, tanta roba. E ce lo teniamo. E direi proprio di sì. E ora occhio a perdere, cioè non dobbiamo assolutamente perdere, assolutamente no. Ora si parte con la fase pull, quindi partiamo con questo pacchettino che mi affascina. Mi affascina perché vedo c'è Charlotte, quindi io dovunque c'è Charlotte provo a pullare, ma boh. Dai, 150 redditi le possiamo anche spendere. Proviamo, signori. Non perderemo chissà che cosa. Spero di trovare all'interno almeno la Royal Rumble 23. 3, 2, 1. Va bene. Ok, puzzle impossibile perché... Cioè, non mi può mettere un puzzle dove non si vede neanche i contorni, madonna. Cioè, il primo è semplice perché vedo le cose, il cerchio. Allora questo posso farlo tranquillamente così, cioè, non importa vedere. Ma de. I prossimi sono veramente... Oh mio Dio, questo, vedete conto? Questo io non lo vedo. Lo faccio solo perché sono 9 pezzi e so dove vanno messi più o meno, ma... Questo così è!
sta qua, questo boh, mettiamolo qui, questo sta qui, give, qui c'è lui, ho già sbagliato, mo. Anzi, è impossibile. Farlo qua su... vabbè. Farlo su computer con il mouse è veramente una tortura. Fatto con il... sul telefono sono arrivato anche al quinto. Ma ho sofferto tantissimo. Però sono arrivato fino al quinto e non ho trovato niente di che. Neanche... non mi sembra trovato di un ottano. Logan Paul forse, mi sembra fosse stato lui, ma non me lo ricordo. Vabbè. Signori, facciamoci un'altra pullata con Etikets, vediamo se tiriamo fuori. Vi ricordo che comunque c'è anche un pacchetto Ladder World, io sto cercando di aspettare il prossimo livello. Tra con altri 200 match mi prendo anche il nuovo Ladder, quindi ci proviamo, vediamo un po'. Qui dai, non c'è niente di speciale? No, qui non c'è speciale, probabilmente la speciale stava in quello da 100. Non neanche. 50? Zero, non ci danno neanche, va bene. Quindi possiamo fare questo tranquillamente, dai. Quattro carte. La Rumble l'abbiamo già pullata. Bill Goldberg in quell'altro pacchetto, magari potremo sculare di nuovo. 3, 2, 1, let's go! Oh! 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 Intanto Torry Wilson. Intanto Torry Wilson. Se il pixel là sotto è un altro allenamento. Madonna! Vai! Kevin Owen! Mannaggia, è singolo! Perché? Perché? Cioè, ho un sacco di carte ma nessuna prova! Se è possibile! Però, due Royal Rumble in questo video! È fantastico, signori, è fantastico! Io direi che possiamo tentare anche in una prossima Royal Rumble perché forse ho qualcosa da pullare, perché mi sa che si va anche in... quante abbiamo qua? 46, sì, andiamo a pullare, andiamo a pullare. Allora, carta pull del... che ha ripristinato tutto quanto, l'ho già trovata. Quindi, è Dusty Rhodes. Non arriverà quest'oggi, però abbiamo pochissimi punti da spendere per la draft board esclusiva, quindi tenteremo là, signori. Attiviamo già Mr. Google che ci dirà la carta magica da pullare. Oh. Mr. Stone, vabbè, non è neanche male come manager, però quasi quasi lo salvo. Non si sa mai. Potrebbe servirmi in futuro questa. A parte non ce l'avevo neanche, quindi vabbè. Ok, neanche me l'ha selezionato, perfetto. Vuol dire che posso farlo pro? O perché no? No, perché è proprio novità. Va bene, va bene. Dai, andiamo a draft board, non mi ricordo quante carte mancano, ma penso poche. Potremmo sculare una terza Royal Rumble, signore. 3, 6, 7. Ehi Google, dimmi un numero da 1 a 7. Eh? Proprio, non neanche ci pensa, quindi signori la carta in alto a destra è la carta scelta. 3, 2, 1, let's go. Drew McIntyre, vicini, si era vicini. Ma non basta. Drew McIntyre, into the dust, bye bye. Ragazzuoli, penso che non ci sia nient'altro da fare, io spero di farvi vedere tutti quanti i pacchetti che adesso riuscirò a prendere dall'undicesimo in poi, spero di metterli in qualche video short speciale da mettere o su Instagram o sulle short di YouTube. Per farvi vedere tutte quante le ricompense che otterrò d'ora in poi in questi ultimi, quanto manca onestamente? Perché dovrebbe finire martedì, giusto? Dov'è? Ma infatti 3 giorni, mercoledì finisce. Spero di ottenere altre ricompense fiere e ovviamente spero un Charlotte perché non mi può interessare lei in questo momento, se no doppio Cody o doppio Stone Cold, insomma chi c'era. Ragazzoli, non vedo nient'altro da fare, spero vi sia piaciuto questo video, ditemi sotto nei commenti quale streak dei 24/7 siete, quali sono le ricompense che siete riusciti ad ottenere e niente, ci vediamo ma al solito in un prossimo video, ciao a tutti ragazzi.